Visto che inevitabilmente si parte dal lutto che ha colpito comunque questa società, da una persona che dopo 22 anni di presidenza ci ha lasciato, non so se personalmente l'ha conosciuto, volevo chiedere anche lei giustamente un ricordo. Non ho avuto la fortuna e l'onore di conoscerlo, non lo conoscevo di fama. Una grave perdita per tutto il movimento calcistico italiano, perché è stato un grande presidente, una grandissima persona di sport, una persona che mancherà sicuramente a tutti quanti. Poi per quello che lui ha fatto qui a Brescia sarà sempre comunque il presidente quello. Se consideriamo il fatto che tantissimi tifosi di oggi amano il Brescia soprattutto per merito suo, perché 15 anni fa, 20 anni fa ha portato qui grandissimi giocatori di livello internazionale. Quei tifosi che allora avevano 5-10 anni sono i tifosi di adesso, di 20, 25, 30 anni, che amano il Brescia in maniera viscerale, quindi grande, grande merito è del presidente Curione, quindi sarà una grave perdita. Speriamo solo di onorarlo nel migliore dei modi domani per dedicargli quello che gli merita. Ho notato qualcosa in particolare, soprattutto, non so, le chiedo in Caracciolo, Arcari, giocatori che più rappresentativi in questa settimana? Sì, un velo di tristezza, un velo, tanta tristezza, soprattutto il giorno in cui si è saputo, però ripeto, i ragazzi non hanno voluto mancare a nessun appuntamento, parlo di allenamenti, sono stati encomiabili, perché capisco, sono ragazzi che sono stati sotto la guida del presidente per tanti anni, ma un po' tutti, no? Nell'entourage, il nostro team manager, De Piovani, un po' tutti. Tanta tristezza che ha anche colpito e coinvolto noi che non lo conoscevamo, quindi immagino loro che hanno vissuto e convissuto con il presidente per tanti anni. Quindi diciamo che da questo dobbiamo prendere qualcosa di positivo per domani e per il proseguo del campionato, perché se c'è una motivazione in più per far bene, ecco che l'abbiamo assolutamente trovato. Dal punto di vista psicologico è una partita che è molto emozionale, nel senso c'è si mischiano questi due componenti, la condanna capolista e in questi giorni di lutto per la squadra, Sì, per la società. si mischiano queste due situazioni che devono essere, ripeto, motivanti per noi, molto, molto motivanti, qualora ce ne fosse bisogno, perché comunque già giochiamo con la squadra più forte del campionato ad oggi, quindi questo già è motivante di per sé. Naturalmente il lutto ci deve dare qualcosa in più, ci deve dare qualcosa in più, perché, ripeto, dobbiamo anche farlo per il Presidente, per la sua famiglia, per le persone che gli sono state, gli saranno comunque sempre vicini. Quindi a livello motivazionale credo che domani sia la partita perfetta. C'è stata anche una grande risposta a livello di pubblico, cioè proprio per questo componente, Lo insomma. spero, anche se devo dire che il pubblico è stato sempre in crescendo qui a Brescia, sin partendo appunto dalla prima partita. Quindi so benissimo che non ci faranno sentire assolutamente la loro, come dire, che ci faranno sentire, scusate, il loro sostegno, il loro amore per questa squadra, per questi colori, per questa città. Da un punto di vista della formazione, nelle ultime settimane Caracciolo ha avuto dei problemi, però in settimana proprio questo lutto lo ha colpito particolarmente, ha detto ho qualche problemino ancora, ma vorrei esserci, ecco, gli Ma lui chiedo. c'è, è disponibile tra i convocati, quindi è con noi. Quindi è un giocatore disponibile, naturalmente non è al 100%, ma starà con noi sicuramente. Sono tutti rientrati, abbiamo avuto un piccolo problema con Dall'Oglio ieri, stamattina con Embalo, che comunque è disponibile, un piccolissimo fastidio che non comprometterà sicuramente la partita di domani. Per il resto tutti quanti recuperati, anche i lungodegenti, diciamo, coloro i quali magari sono stati fermi da un po', Castellini, anche Edoardo Lancini, saranno più gruppo, quindi sono convocati. Che partita si aspetta? Lo diceva prima, comunque
al di là dell'aspetto emozionale, affrontare una partita tosta, una partita contro una squadra forte che ha dei ritmi alti durante appunto il corso della stessa e che vuole fare punti, vuole vincere per consolidare il primato in classifica. Una squadra giovane ma che si conosce già da tempo, perché questo è il secondo o terzo anno che giocano insieme tanti giocatori, quindi è una squadra sotto una ottima guida tecnica e quindi una squadra che ha tutto il nostro rispetto. Nonostante tutte queste cose che ho detto, noi abbiamo le nostre grandi chance per vincere la partita e le vogliamo mettere in campo, vogliamo giocarcela alla grande, perché comunque siamo anche noi abbastanza tranquilli di testa, tra virgolette, e vogliamo giocare per vincere come sempre. E confrontarsi contro la prima della classe è sempre importante e bello, e sono due squadre giovani che vogliono mettere in mostra bel gioco e giocate individuali, quindi mi aspetto una bella partita, una partita tosta, ma una bella partita. Si affrontano forse quelle che sono le due più grandi sorprese del campionato, con italiani simili dal punto di vista della giurisprudenza del calcio che toccano. Sì, un po' di spensieratezza, un po' tanti ritmi alti, quindi si ripeto, si incontrano due squadre che non si accontentano mai, che vogliono vincere, che fanno del gioco propositivo la loro arma migliore e che fanno anche una discreta, buona fase difensiva, magari loro in maniera diversa rispetto a noi. Però, ripeto, sono due realtà importantissime di questo campionato. Loro, ripeto, sono i primi in classifica, lo stanno facendo il nostro grande campionato. Non vogliamo fermarci qui, non vogliamo soprattutto fermarci queste settimane contro di loro, visto che, ripeto, abbiamo qualche motivazione in più. È andata un pareggio che forse gli dà anche consapevolezza per come arrivò alla fine, per come c'è quella squadra. Adesso invece c'è una condizione di posto, dovete cercare di riprendere la marcia. Sì, noi abbiamo pareggiato una partita giocata in maniera piuttosto buona, abbiamo fatto una grande gara lì, soffrendo poco, e negli ultimi minuti secondo me potevamo anche provare a fare il colpaccio. Anche lì è stata una partita dura nel loro campo, quella è stata una partita importante per noi, come diceva lei, per la consapevolezza di quelli che comunque sono i nostri mezzi. Adesso arriva in un momento magari un po' diverso, ma con una classifica fantastica, quindi da questo punto di vista siamo, come dire, sereni per poter fare una partita senza, tra virgolette, griglie mentali, pensando poco e cercando di fare tanto. Una partita, diciamo, molto particolare. Le chiedo che cosa le ha lasciato invece la gara di Lanciano, perché dopo gara lei ha detto che era molto contento con la prestazione al di là del risultato che arrivò. No, ho rivisto la partita più volte con i miei collaboratori, quello che ho detto a fine partita confermo adesso: è stata una buona partita giocata a ritmi alti quando c'era da giocare a ritmi alti, anche se è stato difficile mantenerli perché il campo purtroppo non te lo permetteva, tante interruzioni, tanto gioco sporco, tra virgolette sporco, nel senso che la palla spesso andava fuori, tanti falli, ripeto, era difficile avere più di gioco, quindi mi ha lasciato la consapevolezza che comunque la squadra è assolutamente squadra, anche nella sconfitta. Abbiamo provato di tutto alla fine per pareggiarla, ci siamo riusciti, ma abbiamo avuto buonissime occasioni, quindi mi ha lasciato la consapevolezza che la squadra è assolutamente viva, la squadra è molto compatta e che anche in un campo difficilissimo come Manto Erboso, come quello di Lanciano, ha costruito, ha cercato di costruire sempre il gioco con palla a terra, quindi ha sempre una sua fisionomia sia nel bene che nel male. Lui ha avuto un'infiammazione che l'ha tenuto fuori 10-12 giorni e domani può essere utilissimo, come no, certo. Un giocatore come Andrea è un giocatore intanto che quando lo metti in campo per gli avversari è sempre un problema. È un giocatore che a livello proprio morale dà qualcosa in più anche alla tua squadra quando lo vedi in campo, ed è un giocatore che ha dei colpi che
non tutti hanno, e quindi un giocatore che può assolutamente essere utilissimo domani, come no. Grazie ragazzi. Grazie.